Iscriviti al canale per un divertimento senza fine! Il banchetto tutti frutti! Posso riavere lo zucchero? Ma certo! La pasticceria di Connie ha tutto! Beh! Nana, mi hai passato il sale! Assaggia! Mmm! Una torta salata alla frutta! Che schifo! Cucinare per noi è divertente! Immagina se lo facessimo per tanti ospiti! Che ne pensi se invitassimo i bebè della montagna Fantasy? E quelli della valle Biberon? Io sarò la cuoca! Non è giusto! Beh, io sarò la cameriera! Frutti Chef Team! C'è posta! Di chi sarà? Una lettera! Quanto mistero! Siete tutti invitati al banchetto a tutti i frutti! A tutti i frutti, Beach! Yay! Mangeremo un sacco! Ciao, Nana! Ti abbiamo portato altra frutta dalla fabbrica! Grazie! Ti ho battuto! Yeah! Ai! Sto bene? Benvenuti! È il tuo turno, cameriera! Ecco l'antipasto! Miam! È la macedonia più buona che abbia mai assaggiato! Foxy, non toccare il mio cibo! Non si è lavato le mani! Bleh! Ora non la mangio più! Non preoccupatevi, ne porto subito un'altra! Un'altra anche per me! Foxy ha mangiato la macedonia di Griffo! Devi farne un'altra, subito! Ho solo due mani! Beh, il cliente ha sempre ragione! Se fossi stata io la cuoca avrei fatto di meglio! Cosa? Ecco! Due macedonie in arrivo! Se fossi stata io la cameriera avrei fatto di meglio! Ah sì? Beh, da ora in poi tu sarai la cameriera e io la cuoca! Cameriera? Non voglio la frutta! Portami dei cupcake! Noi non abbiamo i cupcake! Ma che servizio! Idea! Dreamy, perché non trasformi questa frutta in gelato? Wow! Ora che ci penso, preferisco la macedonia! Ora avverto la cuoca! Ah, più piccoli! La mangio solo se i pezzi non superano i 2 centimetri! E metti del ketchup! Ketchup sulla frutta? E metti anche questo! E un po' di questo! Mi state facendo impazzire! Povera Angie! Questo gelato sarebbe più buono con delle scaglie di cioccolato! Ma non abbiamo il cioccolato! Ne ho un po' a casa! Vuoi che vada alla valle Biberon? Grazie! Meglio! Ci starebbe anche della crema! Ma non abbiamo la crema! Ce l'ho io, ma a casa! Ovviamente ce l'hai a casa! Mi piace! Ma sai cosa ci manca? Dei wafer croccanti! Noi non abbiamo i wafer! Non mi interessa se tu li hai! Non li vado a prendere! Cameriera, quando arriva il mio dessert? Sì, il tempo passa! Abbiamo fame! Povera Nana! Abbiamo fame! È difficile fare la cameriera! E anche la cuoca! Io vorrei ringraziare... Ehi! Era così divertente quando cucinavamo solo per noi due. Questo si può risolvere in un solo modo. Frutti Chef Team! Basta! Non parlare con la bocca piena! Usa il tovagliolo per pulirti! Non appoggiare i gomiti sul tavolo! Va a lavarti le mani! Così va meglio! E non si gioca col cibo! Abbiamo esagerato! Scusaci, siamo stati maleducati! Per farci perdonare, prepareremo un banchetto per voi! Vi leccherete i baffi!
manca un pelo di zucchero. Il miele è più sano. Non abbiamo il miele. Ce n'era un po' a casa di Coni. Pioggia, pioggia! Sei arrivata tardi oggi! Buongiorno! Pulizia terminata! Che buon profumo! Ora posso iniziare! Ma non sei nemmeno preoccupata di capire cosa succede! Forse riesco a sistemare tutto io! Che strano! Indica che non è rimasta più frutta! Ma non sai il perché? Ma sì, certo! Per che cosa? Non c'è frutta nella fabbrica perché non piove da molto tempo e gli alberi si stanno seccando! Cosa? Dobbiamo organizzare una riunione di emergenza immediatamente! Vediamo! Non devo dimenticarmi di dirlo. Propongo di creare un team che si occuperà di capire la motivazione per cui non piove. Bravo! Dobbiamo porre fine alla siccità! O a tutti i frutti beach non avremo più Cry Juice! Dobbiamo fare qualcosa! Ora! Non possiamo aspettare oltre! Io credo... Qualcosa ora! Qualcosa ora! Qualcosa ora! La danza della pioggia ci sta venendo benissimo! Per logica, questo non funzionerà. Una danza non farà piovere. Cosa? Non ti sento! Sì, così, molto bene! Au! State bene? Guardatela! Abbiamo attirato una nuvola! Ma com'è possibile? Abbiamo già una nuvola! Però ancora non sta piovendo! E adesso lanciamo della polvere di pepe sulla nuvola, così starnutirà! Che bella idea! Il cannone è pronto per lanciare la polvere di pepe! Bene! Iniziamo con il conto alla rovescia! 10! Pepe 9, in polvere! Ma 8, non è possibile! 7, 6, 5! Aspetta! 4? Forza, bebè! Proviamoci ancora! Ed ora Lala racconterà una storia triste, così le nuvole piangeranno. Oh, non piove! No, non piove! Ehi, scendi da lì! Ehi, ridammela! È là dietro! Bene! Stanno piangendo da ridere! Forse anche le nuvole piangeranno! Aia! Loro ridono, ma tutti i frutti beach si sta seccando! Non funziona! Ma certo, è normale che non funzioni! E perché non ce l'hai detto prima? Ci ho provato! Però eravate così prese a provarle tutte che non sono riuscita! Beh, adesso vogliamo ascoltarti! Nel cielo ci sono le nuvole, però non diventano scure e non vanno verso i campi! È chiaro! È perché non c'è vento! Hanno bisogno del vento per muoversi sopra il lago, così l'acqua che evapora carica le nuvole per poi piovere sui campi! E come facciamo a creare il vento? Ma certo! Usiamo il mulino della fabbrica come ventilatore! Sì! Possiamo mettergli un motore! Certo! Gli darà molta più forza! Credo che il mulino funzionerà!
Ed ora premiamo il bottone, così il mulino girerà da solo. Mel, credo dovresti farlo tu. Ti sei impegnata molto. Prendi qui, pioggia! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Prendi! Yuhu! Pattinaggio su banana. Odio quando la frutta va male. Odora di calzini usati. Ah! Che male! Stai bene? Io sto bene, ma il mio sedere no. È stato divertente, ma potevi farti tanto male. Beh, c'è qualcuno che non usa la spazzatura. Penso di sapere chi sia. Guarda, altre bucce! Seguiamo le tracce. Sì, altre bucce di banana. Siamo vicini. Oh. Ai! Lo sapevo! Sei la mangiatrice di banane sporcacciona. Sporcacciona? Cosa? Io mi chiamo Nana. Lo sai bene, Pia. Sono caduta ed è colpa tua. Devi stare attenta o causerai altri incidenti. Scusa, quando mangio una banana me la gusto così tanto che mi dimentico del resto. Nana, non puoi essere così tra le nuvole. Tutte frutte beach deve rimanere pulita. Ma non pensi sia più carina così? Le Jellies si stanno divertendo. Ciao bebè, vado a fare merenda. Ma ti pare possibile? Tutti i frutti beach mi è da testimone. Non permetterò che nessun altro cada per colpa di queste bucce. Che buona! Nel gelato! Sì! Gelato alla banana! Lo prendo! Lo prendo! Oh, succo di banana! Delizioso! È buonissima! Ecco Tina, assaggia! Cosa? Ciao bebè! Sono stanca di tutte queste bucce! Ma mangio solo banane! Stai tranquilla! Il futuro eccolo qua! Nessun danno più farà! Perché Nana una lezione imparerà! E quando arriva il futuro? Perché nel presente sto impazzendo! Il futuro è arrivato già! Vedrai cosa accadrà! Nana! No! Ti ho detto che le bucce di banana vanno nei bidoni della spazzatura! Oh, che smemorata! Ma non pensi che qualcuno possa cadere? Stai esagerando! Aiuto! Non vedo niente! Che buona! Veloce! Batterà il record mondiale di pattinaggio! Non dovremmo aiutarla! No, devi imparare una lezione! Ciao Nuvola, come va? È un uccello o un aereo? È Nana! Ai! State! Attenti, vi vengo addosso! Imparato la lezione. Molto bene, ora risolvo tutto. Anche il gelato è scivoloso. Salva!
Scusa, Pia. Non butterò più le bucce a terra. Questa volta me lo ricorderò di sicuro. È pericoloso. Guarda, Pia, ho una sorpresa. Sono scivolata così tanto sulle bucce che sono diventata una pattinatrice esperta. Wow, che classe, Tina! Anna, alza quelle gambe! Il più bravo riceverà un premio. Queste deliziose banane. E quando avete finito di pattinare, sapete dove buttare le bucce. Nel bidone della spazzatura! Concorso di frutta. Guardate, queste sono le fragole che presenterò quest'anno. Vincerai il concorso di sicuro. È vero, sono bellissime. Bellissime? Ah? Guardate qui. Wow, che bella. È grande come una casa. E ha il colore del sole. Ho vinto il concorso 3 volte di fila. E quest'anno lo vincerò di nuovo. Vorresti vederla? Puoi farti qualche foto con lei se vuoi. Oh, solo un miracolo potrebbe farmi vincere. Un miracolo? Serve la magia. Ah, sai dove ne puoi trovare tanta? Alla montagna Fantasy! Andiamo! Oh! Tina, aiutaci! Ehi là! Vogliamo ingigantire le nostre fragole! Stai tranquilla, per carità! La vostra Tina vi aiuterà! Magico fertilizzante! Dall'odore nauseante! Beh, ha una puzza terribile! Sì, solo 2 pizzichi aggiungere dovrete, o le conseguenze pagherete! Che paura! Grazie, Tina! Su, aggiungi il fertilizzante! 1 pizzico e 2 pizzichi! Ne hai messo troppo poco! Dammi qui! Tina ha detto 2 pizzichi! Non cresceranno abbastanza così! Ma se esageriamo potrebbe accadere qualcosa di brutto! Non credere a tutto quello che ti dicono! Ehi, guarda che hai fatto! Più ce n'è meglio è! Ma non crescono! Non ha funzionato! Vado a dormire! Ok, beh... Buonanotte, bella piantina! Mamma mia, guarda un po' qui! Buongiorno! Cosa? Quest'anno vincerà il concorso! Sì! Ma... e come la trasportiamo? Il concorso è sulla spiaggia! Dobbiamo portare la fragolina là! Questa non è una fragolina, è una fragolona! Beh, un po' si è spostata! Tina ce l'aveva detto! Questa è terribile! Non si può spostare! Scusa, mi piace esagerare in tutto! Meglio troppo che troppo poco! Dobbiamo chiamare le Fantasy! Vi avevo avvisato! Avete esagerato! È colpa di Pom! Più forte, bebè! Ci stiamo provando! Oh, state bene? È troppo per noi. Di grande forza necessitiamo, altrimenti non la muoviamo. Ho un'idea! Aiutatemi! Mi fate piangere da ridere. Forza, bebè! L'idea è quella di farci dare una mano dalle Jelly. Magic Tears Jelly! Forza, Jelly! Spingete! Non da sopra! Da sotto! Fiato stai sprecando! Le Jellies non ascolteranno! Oh no! Siamo in ritardo per il concorso! E il premio per la frutta più piccola va a... Grace! Yeah! E ora l'ultimo premio della serata! Il più ambito! Il frutto più grande! Che strano! Dov'è Ella? Ci teneva tanto a partecipare! Tranquillo! Non è qui perché sapeva che avrei vinto io! Oh, Pia vincerà ancora! Tranquilla! Ma le Jellies vanno dove vogliono! Ehi! Possiamo attirarle con la musica! Forza, Jellies! Andiamo! Sugar, sugar!
Santa Sandurri Colico. Sì, brave! Ora spingete! Ed il premio per il frutto più grande va a... A me! Dai, di mio nome! Ehi! Oh? Scusate il ritardo! Per tutti i frutti! Wow. Il premio va a Della e alla sua fragolona! Congratulazioni! Sei stata bravissima! La tua fragola è enorme! Oh, no! No. Valanga di fragola! La mia fragola è spiaccicata! Su, forza, Ella! Beh, ecco, la verità è che mi hanno aiutato le fantasy. Il premio è tuo. Tranquilla per il premio. E guarda il lato positivo. Con tutto questo possiamo fare centinaia di dessert. Io farò del gelato. Io farò una torta. Io farò della gelatina. Profumo Macedonia! No, basta uva! Questo profumo saprà di tutti i frutti! Fammi vedere! Le fragole no, la banana c'è già... Sì, arancia! Serve più arancia! Fidati! Sono la più brava creatrice di profumi al mondo! Oh no, Nancy! Sei troppo sbadata! Dov'ero rimasta? Vediamo... È perfetto! Profuma di tutti i frutti! Lo chiamerò il profumo Macedonia! No, no! È solo per i bebè! La 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 la. Che buon profumo! Oh? Che cos'è? Ne voglio un po'! È il profumo Macedonia! Un profumo che ho fatto io! Cos'è questo profumo? Il profumo Macedonia! Voglio provarlo! Ne voglio un po'! Ehi, no! C'ero prima io! No, io! È che... L'ho finito! Cosa? No! È troppo buono! Voglio quel profumo! Non correre, così il profumo svanisce! Devi aiutarmi a fuggire! Ti prego! Scusa se non ti ho dato il profumo! Il prossimo che farò sarà solo per te! Ma sì! Nancy, andiamo alla Valle Biberon! Forza! Stanno arrivando! Le tracce svaniscono qui! Prendiamoci il profumo Macedonia! Aiutatemi! Oh, scusa! Cosa c'è? E tutti i frutti mi seguono e non riesco a levarmi il profumo di dosso. Ho creato un profumo fantastico e ora lo vogliono tutti. Per fortuna ho pensato di venire qui. Il profumo è più intenso. Veloci o ci sfuggirà. Stanno arrivando, aiutatemi. Ho un'idea. Tranquilla. Forza, va dentro. Grazie, Fox. Ehi, fate silenzio, stanno arrivando. Cosa ci fa qui una vasca da bagno? Dobbiamo fare il bagno ai cuccioli. Si sente il profumo Macedonia qui attorno. Forse sono io. No, ferma, altrimenti portiamo le tracce. Cerchiamo Grace. Lei ha un profumo. Grace? Chi è Grace? Non conosco nessuna Grace. Avete cercato al quartiere alato? Ma certo, il quartiere alato. Grazie. Vengo con voi e porto qualche dolcetto. Oh no, quando arriveranno al quartiere alato e non mi troveranno, continueranno a cercarmi. Tranquilla, perché non fai il profumo Macedonia per tutti quanti? Per tutti quanti! Ci metterei dei giorni o delle settimane! E se ti aiutassimo? Ci metteremo una giornata! Ottimo! Andiamo a tutti i frutti peach! Prima tre gocce di melone. Ora una di banana. Ehi, solo una! Sarà buono? Beh, sa di profumo! Ovviamente!
Che buono! Ne aggiungo un altro po'. No, 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 non così! Com'era? Stanno arrivando! Come va col profumo? Male! Portatemi l'essenza di pesca, uva e melone! Oh no, non ce la faremo mai! Nancy, ti ricordi la formula? In che senso l'hai inventata tu? Sono stata io a... Ok, ok, l'hai inventata tu! Puoi aiutarmi? Non ho mai visto nessuno coordinare un team con questa maestria! È la miglior creatrice di profumi al mondo! Ehi, eccola lì! Vogliamo il profumo Macedonia! Non ti è rimasta neanche una goccetta! Che buon profumo! Adoro il profumo Macedonia! Nancy, scusa se non ti ho creduto! Mi hai salvata, grazie! Magic Sally! Ehi, il mio profumo Macedonia! Non l'ho avuto nemmeno il tempo di mettermelo! Tranquille, ne posso fare quanto ne volete, se Nancy vorrà insegnarmelo, ovviamente. Il regalo perfetto! È il mio regalo di compleanno? Oh, è stupendo! Però è un po' sporco. Tocca a me! No, tocca a me! Ti sei intrufolata! Tanti auguri, Candy! Dov'è il gelato di Candy? Tanti auguri, Candy! Che buono! Grazie, Sasha! Ho dell'altro! Due regali! Sei troppo gentile! Ti ho portato anche un frisbee, una gonna, un dado, un timer! Ehi, attenta! Cade tutto! Che botta! Però almeno ho trovato un cupcake! Sasha, fai sempre un sacco di regali! Mi piace fare regali! Ma è l'ultima volta! Al prossimo compleanno si potrà fare solo un regalo. E fatto a mano da fatto noi. Fatto a mano? Sei proprio sicura che non posso? No. Di chi è il prossimo compleanno? Mio, mio, mio! Chi ha avuto la bella idea di scavare questa buca? Ci cado dentro! Idee per il regalo di Dreamy. Una sveglia, uno xilofono, un microfono da karaoke, un robot con ombrello. Deve esserci qualcosa da regalare che posso costruire io. Dobbiamo andare alla montagna fantasy. Tina, ho bisogno di te. Chi ha fatto questa buca? Un regalo fatto a mano? Non temere di far fatica. Troverò una soluzione in men che non si dica. La sfera magica funziona solo con il wifi? Vedi qualcosa? Un po' di pazienza. C'è un'interferenza. Devo stare più attenta. La sfera ora è del tutto spenta. Mi dispiace, Sasha. Io torno a casa. A mali estremi, estremi rimedi. Per prima cosa, controlliamo che Dreamy non sia a casa con le mie sofisticate tecniche da spia. Posta! A quanto pare non c'è. Cercheremo degli indizi per fare il regalo perfetto. Ah ah! Unicorni! Se ti mettessi in testa un bel corno... Chi ha aperto il mio quaderno? Spero sia stato il vento. Ma per sicurezza, controlliamo in giro. Hai visto qualcosa, Rim? Deve essere stato il vento. Qui fuori non ho visto nessuno. Dove vai? È l'ultima volta che mangio un gelato. Dai, vieni a letto. Disegni, disegni. Sì, disegni di unicorni. Li adoro. Ehi, chi è là? Mm?
Sì, decisamente. È meglio se non mangi più nessun gelato. Finalmente! Trovato! Disegneremo un bellissimo unicorno! È un regalo che posso creare da sola! Ne ho abbastanza di sfere magiche, regali fatti a mano e soprattutto di questa buca! Shai, portami la paletta da spiaggia! Riempiamola una volta per tutte e poi ci metteremo a disegnare! Apri bene le orecchie! Presta attenzione! I soldi non comprano ciò che viene dal cuore! Da me per te, perché sei tu! Curucucu! E questo è il mio dono! Un bel rap per te! Wow! Che regalo originale! Grazie! Manca solo il regalo di Sasha! Sasha? Io volevo regalarti un disegno bellissimo, ma mi sono addormentata. Non fa niente. Quel che conta davvero è che sei venuta alla... Attenta alla buca! Ehi! Sei stata tu a chiudere la buca? Non è niente di che. Grazie a te, non ci sono caduta di nuovo. Hai salvato la mia festa. È un regalo fantastico. Davvero? Magia! È la prima volta che faccio un regalo così bello senza neanche rendermene conto. Per favore. Oh, sì, il pettine. Deve essere qui da qualche parte. E questo cos'è? Ma che disordine! Dici? Non è disordine, è tutto organizzato col mio stile. E il mio pettine? Con questo disordine non lo troveremo mai. Devi mettere un po' in ordine. Ok, mi aiutate? È che non mi sento molto bene, vi prego. Ma certo, cominciamo. Ora ho cose da fare. Più importanti del mio pettine? O di vivere in una casa ordinata? Sì, ho una gara di snowboard con Shaq. Ciao. Dove sta andando con l'asse da stiro? Crystal è un disastro. Beh, ritroveremo il mio pettine, anche a costo di riordinare. Pandi, ci aiuteresti a sistemare la casa di Crystal? Riordiniamo! Finalmente! Ma non ho trovato il pettine! Tranquilla! Chiederemo a Crystal domani! Rimarrà di stucco quando vedrà come abbiamo sistemato casa sua! Finito! Ehi, aspettatemi! Spero che Crystal sia riuscito a trovare il mio pettine! Ciao, Crystal! Hai visto come abbiamo? Ma è incredibile! Ehi, come hai fatto a fare questo disordine così in fretta? È che quando starnutisco... Crystal, tu sei sempre ammalata, ma devi organizzarti! È la tua casa! Io rivoglio il mio pettine! Che succede? Lady, dove sei finita? Lady! Riesci a sentirmi? Ah, sto bene! È così buio qui che mi sono addormentata! Lady, che bello sentirti! Ma dove sei? Non lo so, c'è tanta spazzatura! Ci sono ciucci perduti, giochi rotti... Wow! Che succede? Che succede? Il pettine! Ho trovato il mio pettine! Ma è incastrato! Cerco di tirarlo fuori! Lady, non farlo! Non tirare! Ti cadrà tutto addosso! Troppo tardi, l'ho preso e non è successo nulla! Un mucchio di calzini puzzolenti mi sta venendo addosso! Ce n'è uno con dei fiocchi di neve? Non lo trovo da un bel po' di tempo! Bebè, comincio a preoccuparmi! Fatemi uscire da qui! Qui si restringe tutto! Aiuto! Cerca qualcosa che tenga lontane le pareti! Ehi! Ecco dov'era il mio snowboard! Vado a cercare aiuto! Tranquilla, Lady! Ti aiuto io! Grazie, Crystal! Pandi! Devi aiutarmi! Dobbiamo riordinare subito la casa di Crystal! Ancora? L'ho già fatto!
Candy, aiutami! La casa di Crystal è un disastro! No! Sto ancora aspettando che trovi la tiara che le ho prestato! E i miei occhiali da aviatore! Vi prego, aiutatemi! Lady è sepolta sotto quel disastro! Tranquilla, vi aiuteremo! Ciao, bebè! Lo so, prometto che sarò più ordinata! Adesso aiutiamo Lady! Sbrigatevi! Le pareti si avvicinano! E la cosa peggiore è che puzzano di piedi! Ciao, Crystal! Ieri ti sei dimenticata la seta a stiro da me? Oddio! Ma è fighissimo, bebè! Beh, io me ne vado! Crystal, la prossima volta usa lo snowboard! È meglio! Ma sì! Lo snowboard! Lulu, ti voglio bene! Puoi tenerti il mio profumo! Yuhu! Grazie! Mi avete salvata! Oh? Guardate cosa ho trovato laggiù! La mia tiara! I miei occhiali! Scusa, Lady, la verità è che sono un disastro. Tranne quando fai snowboard con un asse da stiro. Magia! Wow! Che bello! Le lacrime magiche non hanno funzionato. È ancora in disordine. Crystal ha funzionato. Vai, puoi cominciare. Ehi, davvero non mi aiuterete? Ricordate il nostro nuovo amico Narvi? Tina ha trovato il modo di far tornare in vita il suo cucciolo. Siamo dovuti andare al lago Arcobaleno, a bordo di un'enorme mongolfiera. Oh, è divertente! La leggenda di Narvi, parte 3. Equipaggio, atterraggio di emergenza. Fine del viaggio. Non è stato emozionante? Emozionante! Ci siamo schiantati! Mi gira la testa! Arrivati infine siamo! Dov'è il lago? Non siamo arrivati ancora! Il lago Arcobaleno è dopo quella montagna! Cosa? Quanta acqua, magica acqua, rinfrescante con le bolle! Secondo la mia mappa siamo vicini. Dobbiamo solo attraversare quella caverna. È troppo buio. Non vedo nulla. Dreamy non vede nessuno. Ho un'idea. Wow, che bello. Andiamo, seguiamo Rim, così non ci perderemo. Ok, ottima idea. Quanta acqua, su, magica forza! Acqua, riscante con le bolle. Aiuto! Andiamo! Wow, neve! L'adoro! Fantastico, è neve. Che bella! Non avevo mai visto la neve. A cosa serve? Oh, a lanciarsela addosso. Non mi prendi! Non mi prendi! Abbiamo una missione importante! Qualcuno qui vuole tornare ad essere un cucciolo normale! Oh, hai ragione! Povera Nara! Quello era l'ultimo! Quanta acqua, magica acqua, rinfrescante con le bolle! Quanta acqua, magica acqua, rinfrescante con le bolle! Ma quanto manca? Sono stufa anche di cantare! Preparatevi su, il lago è laggiù. Finalmente, non vedo l'ora. Wow! Yeah! Il lago Arcobaleno. Ricordate la cerimonia? Insieme noi cantiamo e Narvi aiutiamo. Tre volte in aria immergeremo. E tutti i pesci del lago? No, noi non spaventeremo. E finalmente Narvi aiuteremo. Ma come immergiamo, Nara, se il lago è tutto ghiacciato? Ghiacciato? Oh, no! Che bello! Possiamo pattinare!
Lady, sta attenta! Wow, ma come fai? Voglio provare! Oh, eh? Guarda sul ghiaccio come danza. Muovi i passi in alternanza. Fa' attenzione, Narvi! Il ghiaccio si rompe! Non muoverti! Cosa faccio ora? Aiuto! Il ghiaccio è sottile qui! Cadrò nell'acqua ed è freddissima! Spostati da lì! Ehi, aspettate! Ho un'idea! Hai trasformato il ghiaccio in oro! Così non si rompe più! Oh. Ma si continua a scivolare! Lunga vita a Narvi! Pronti per cantare? È arrivato il momento di iniziare! L'acqua! Lei la trasformerà! Acqua, magica acqua! Ancora una volta! Bolle. Non usate altra acqua! Quanta acqua, magica acqua! Affrescate con le bolle! L'acqua era fredda! Dobbiamo parlare! Unendo il tuo potere al mio talento, potremo fare grandi cose! Missy, basta parlare di business con Narvi, per favore! Gli ho preparato un super party di benvenuto! Grazie, bebè! Golden Magic Tea! Wow! Ci siamo adorati! Narvi e Nara rimasero alla valle per sempre con i loro nuovi amici! Wow! Gelato dorato! Delizioso! Non sa di niente! Ma ti viene la lingua gialla! Parte 1. Questi cupcake saranno deliziosi. Fa caldo. Oh, sei malata. Non riuscirai ad andare in vacanza. Certo che ci vado. Fa caldo perché il forno è alla sua massima temperatura. È vero, sei sana come una fragola. Beh, io non ho ancora pensato alle vacanze. Puoi venire con me al mondo fantasy? Mi passi le fragole? Oh, erano deliziose. Hai mangiato tipo 10 kg di fragole? Scusa. Cutie, per favore, raccogli altre fragole nel bosco. È meglio che vada a spegnere il forno per un po'. Wow, sono enormi! È deliziose! Questa è la frutta speciale che mangiano le fantasy! I miei cupcake saranno i migliori del mondo! Che buon profumo! Devo capire cos'è! Wandy, chi c'è con te? Questa è mia cugina Lizzy. È venuta a passare del tempo con noi. Beh, siete fortunate. Ho appena fatto dei cupcake. Yeah! Prego. Ecco, uno ciascuno. Sono straordinari. È perché ho usato delle fragole speciali, come quelle che mangiano le fantasy. Beh, ha senso. Fragole speciali? Non le ho mai viste in giro. Voglio un po' di quelle fragole. Anch'io! 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 Io non posso, ho delle cose da fare. Vengo con voi, ma per poco. Devo andare in vacanza al mondo fantasy. Vieni pure tu, Lizzy. Siamo arrivate.
c'è profumo di fragole e melone. Wow, e anche di arance. Questo posto è un sogno. Un paradiso. Oh, attenta, Lady. Che profumo incredibile. Wow. E guarda quanta marmellata. Che grande scoperta. È stupendo. Oh. Wow, che banana enorme. Uno snack. La banana più buona del mondo. Incredibile. Il suo gusto è ancora più buono. Non mi stancherò mai di mangiare frutta. Le vacanze più belle di sempre. Oh, dovevo incontrare Jessie. Cosa starà facendo? Si sarà dimenticata di noi. Non imparerò mai a fare i pretzel con le mie mani. Jessie si starà divertendo. Ai, ai. Ancora 5 minuti. Amici. Aloha. Ah! Sono gentili e profumano di frutta. Dove ci state portando? Oh, aspettate! Lady! Dobbiamo dirlo alle altre e salvare tutte le bebè da quei mostriciattoli. Ci hanno portate qui. Avete mangiato tutto il raccolto. Oh oh. Wow! Perché ci hanno portate qui? Avete mangiato tutto il raccolto! Oh oh! Benvenuti a tutti i frutti di! Alla scoperta di tutti i frutti Beach, parte 2! Siete bellissimi! Ora vi faccio una foto! Aiuto! Eh? Hanno preso i bebè! Cos'è successo, Lady? Stavamo mangiando dei frutti giganti dal profumo delizioso. Ad un tratto, però, sono arrivati dei colorati mostriciattoli che parlavano una lingua strana. Frutti giganti? Mostriciattoli colorati? Una lingua strana? Wow, voglio salvare i bebè! Il GPS è attivo! Anch'io! Contate su di me! Abbiamo attraversato un barattolo di marmellata dal profumo delizioso! Sentite che profumo! Hashtag profumo ovunque! Ferme! I mostriciattoli potrebbero essere ovunque! Era... da questa parte! No, no, no! Di qua! Che meraviglia! Wow, bellissimo! Che cos'era? Sono loro! Dei strani bebè gli stanno facendo raccogliere dei frutti. Che aranciata deliziosa! Una fragola! No, no, no! Prendi quella là! Eccola qui! Mi stanno sfruttando! Gli danno degli ordini! Dobbiamo salvarli! E se ci beccano? Ho un'idea! Travestiamoci! Il profumo di frutta copre qualsiasi odore! Ehi, bebè! Guardate! Ho un costume! Adoro il tuo look! E che profumo! Rima ha trovato una traccia! Con questa
questo apparecchio controllo la fabbrica. Farò centinaia di caramelle gommose al pompelmo. Oh no, ho ordinato per sbaglio 1 milione di caramelle. Dovremmo mangiarcele. Ai! Ehi, tu chi sei? Cosa ci fa uno specchio qui? Lo sapevo! Ci sono altri bebè! Questa è la fine! Non preoccupatevi, sono amici! Pensavamo vi avessero rapite! Wow, che bello essere qui tutti insieme! Wow, che bella lacrima! Magic Tears! Jelly! Sono vive! Attenzione! Non preoccupatevi, sono delle monelle! Ma non sono pericolose! Le Jellies sono le fondamenta del nostro mondo! Senza di loro non avremmo della frutta così grande e succosa! Sembra che vogliano mostrarci tutti i frutti Beach! La nostra frutta viene spremuta nella fabbrica dei sapori e poi va al nostro lago. Ed il succo ha colori differenti a seconda di quale frutto sia stato spremuto. Ed ora la fattoria dei sapori. Questa è la vasca di miscelazione. Che ritmo! Ehi, guarda che belli stampini! Li adoro! Ciao, sono Angie. In quest'area potete bere dei frullati, dei milkshake. Avete banana, melone e arancia? Ma certo! Se puoi immaginarlo, puoi frullarlo! Wow! Tutti frutti Beach! Lo sapevo! È delizioso! Questa è di sicuro la più bella vacanza della mia vita! Ti ho trovato finalmente! La conoscete già tutti i frutti Beach? Certo! Conosciamo ogni angolo del nostro mondo e grazie al canocchiale li osserviamo e ci prendiamo cura di loro! E ci sono altri angoli cool come questo? Certamente! Ed ognuno ha la sua speciale Magic Tea! Bello! E puoi portarci là! È meglio che li scopriate poco per volta! E comunque, prima devi mostrarmi come si fanno i pretzel con le tue mani. Livelli gelatina, ci siamo! Acidità del succo, ok! Benvenuti al party del gran raccolto! Wow, che party! Angie reciterà una poesia a nome dei tutti frutti! Le pesche crescono, il pompelmo fiorisce, lamponi e mele noi raccogliamo. E un bel frullato, poi beviamo! Fantastico, Angie! Grazie, ho lavorato alla poesia tutta la settimana! Ed ora diamo il benvenuto ai bebè della valle che hanno creato questo splendido murale per tutti i frutti Beach! Abbiamo dipinto usando la frutta! Ecco perché è così colorato! Un applauso ai bebè della valle! Hip 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 fantasy! Ed ora, quest'anno le fantasy sono in fiamme! Che la fragola è buona con mango e pesca! Lì c'è un arcobaleno che spunta su nel cielo! Oh, felici tutti siamo! Il giorno del raccolto insieme noi balliamo! Senti il ritmo, lo senti fino in fondo! Come si fa a fermarsi? Lo senti questo ritmo? Lo senti fino in fondo? Come si fa a fermarsi? Ballate, bebè! Forza, tutte insieme! A causa del maltempo, dobbiamo posticipare il party alla prossima settimana. Ah, bene! Una
un'altra notte senza sorprese. Lo senti questo ritmo? Lo senti fino wow, al fondo? È così che si inizia una giornata. A dopo, bebè. Sembra si siano divertite ieri. Eh? Ma che non si prendono cura della frutta oggi? Non riusciamo a fermarci. Il concerto è stato sospeso causa maltempo. E da quel momento non riusciamo a toglierci la canzone dalla testa. Ma chi farà il raccolto? Dobbiamo trovare una soluzione. Dove sono le Fantasy? Questa notte c'è il concerto. Pi, dobbiamo trovare un modo per togliergli la canzone dalla testa. Oh, e se pensassi ad una canzone ancora più orecchiabile? Prendimi la chitarra. Penso di avere un'idea. È come ci ha detto Pia. Oh oh. Non hanno raccolto nemmeno un frutto questa settimana. È la maledizione dell'interrotta canzone. Quel terribile temporale ha interrotto la bellissima canzone. I bebè ora balleranno e fino all'alba continueranno. Vuoi dire che non riusciranno a togliersi la canzone dalla testa? Finché non la sentiranno fino alla fine? Credo sia proprio vero. Ed ora, che cosa facciamo? Questa sera canteremo ancora e questa volta lo faremo fino alla sì, fine. E torneranno tutti a raccogliere la frutta! Hip hip Fantasy! Questa sera, ancora una volta, balliamo! Ballate, bebè! Ed ora tutte insieme fermarci noi possiamo. Finita, terminata. Potete smetterla di ballare, ora vi potete fermare. Sono qui con una canzone che si intitola Fruity Rock. Rock rock, Fruity Rock. Rock rock, Fruity Rock. Dimenticate l'altra canzone e seguite il ritmo Fruity Rock. Beh, sembra che abbiano smesso di ballare la vostra canzone. Sì, ce l'abbiamo fatta. È stata una serata fantastica. Ciao Pia! Ci vediamo! Rock and roll! Non riuscite a levarvi questa canzone dalla testa? No, stiamo scherzando! Oh, mi è venuto un colpo! Good night, Connie! Il pigiama party! Vuoi venire al mio pigiama party? Certo! Pigiama party! Ci sono! Ci sono anch'io! Di sicuro non me lo perdo! Presente! Sarò dei vostri! Bene! Portate il vostro bel pigiama! Io indosserò il mio preferito! Andiamo! Allora, Lali appendi le ghirlande. Lenny organizza il servizio fotografico. Lulu, tu farai delle collane di benvenuto per tutti quanti. Cutie, tu farai le torte. Non appena avrai controllato se i cuscini sono morbidi abbastanza. Non hai già controllato? Eh? Nel frattempo, vado a cercare Sasha per chiederle se vuole venire anche lei. Sasha, sei invitata al mio pigiama party. Io indosserò il più bello. Io devo finire di pitturare casa. Se faccio in tempo vi raggiungo. Ok, ci vediamo. No, non sotto la scala. Porta sfortuna. Bah, non esiste la sfortuna. Vedi, oh, tutto a posto. E ancora? E guarda, sfortuna dici? Però non avrai problemi al party. Sì, certo. Non ci saranno problemi solo perché sono passata sotto una scala. Wow, che meraviglia! È tutto perfetto! Ah! Au! Oh no, che disastro! Va bene, possiamo sistemare prima che gli altri arrivino. Sorpresa! Siamo arrivati un po' prima, non abbiamo resistito. Dov'è il tuo pigiama? Ora? Vado a metterlo, vi piacerà! Bebè! Wow!
Ed ora un'altra sorpresa, il servizio fotografico. Scegliete una foto. Che sfortuna, Connie. Sei uscita davvero buffa. Non esiste la sfortuna. Ora cosa c'è? Sì, le sorprese! Che bella, una collana! E degli sticker! Mi piacciono! Sembrano quelli delle fantasy! Ne rimane solo uno, ce lo dividiamo? Tranquilla, mostrami le mani, posso farne altri! Ah! Wow! Yeah! Sfortuna! Non è sfortuna! Una scala! Sfortuna! Sasha! Che succede? Niente, niente, è una sciocchezza! È arrivato il momento dei racconti spaventosi! Il bebè aprì la porta e... il biberon era vuoto! No! Oh, Connie, sei proprio sfortunata! Ok, ok, è sfortuna! Ho camminato sotto una scala e Sasha mi ha detto che mi avrebbe portato sfortuna! Ma non l'ho ascoltata ed ora sto rovinando il party! Ma... ehi, so come far sparire la sfortuna! Devi saltare all'indietro su una gamba mentre dici: sfortuna, vattene via! Tutto qui? Andiamo da Sasha! La scala si trova all'interno? Abbassa la voce! Spero funzioni! Sfortuna, sfortuna, vattene via! Sfortuna, vai via! Che cosa succede? Scusa, Sasha, avevi ragione sulla scala. Sono sfortunata. Sfortuna? Era solo uno scherzo. Guarda, non succede nulla. Abbiamo tutti i giorni sì e i giorni no. Ehi, che bel pigiama! Volevo tanto usarlo al party, ma è andato tutto storto. Ma io mi sono divertita! Oh sì, è stato il più bel pigiama party alla quale abbia mai partecipato. E anche il primo. C'era di tutto. Le storie, gli sticker, i balli, le foto. E delle bellissime collane. È un giorno sì, Connie. Magia! Ora sì che è un pigiama party. Guardate cosa ho trovato nel fiume ieri. E non è la prima volta. Devono stare più attenti. Esatto. La plastica fa molto male al fiume. Non è possibile che sporchino in questo modo l'acqua. Andiamo a dare una lezione ai bebè della valle. Dipingiamo l'acqua con i colori. Non staremo esagerando? Dai, solo un pochino. Saliamo. Guardiamoli con il cannocchiale. Ok, un piccolo scherzo. Ci divertiremo. Tre rimbalzi! Abbiamo vinto! Non spostati, Elmira! Il mio lancio è migliore! È il mio turno! Pronte per la mia invenzione? La pietra volante! Wow! Attenta! No! Cosa hai fatto, Missy? Niente. E perché l'acqua è viola? Le bolle delle case sono viola! Andiamo a controllare la fontana biberon! Hashtag viola, hashtag acqua. L'acqua ha sapore del gelato? Oh, qualcosa non va nel nostro mondo! Dobbiamo chiedere aiuto alle fantasy! Cuore alato! Voglio andare all'altro lato! Un passo qua,
un passo là e il portale fantasy si aprirà! Dove sono tutti? Fammi vedere! Guarda l'ala! Povera Katie! Guarda la sua faccia! È di color lattuga! Adoro questo scherzo di colorare l'acqua! Sono state le fantasy! Hanno colorato l'acqua! E se la stanno spassando guardandoci con il cannocchiale! Cose da pazzi! Loro si prendono gioco di noi! E noi faremo lo stesso! Bella! Connie sta preparando dei cupcake! Venite alla valle! Voglio provarli! Ehi, lasciane un po' per me! Non posso volare! Dove stai andando? Connie ha fatto i cupcake! Ora guardiamo noi, dai! Ride bene, chi ride ultimo! La prima trappola ha funzionato! Vediamo! Ora starà dicendo: ah, l'arancione mi sta bene! Si sposa col colore dei miei occhi! Sono cascate nella seconda trappola! Certo, però preferisco assomigliare a una fragola di bosco! Ci hanno scoperte! Sentite, questo è troppo! Ci avete sporcato con i colori! Voi avete colorato la nostra acqua! Era solo uno scherzo! Il colore sparirà! Volevamo soltanto darvi una lezione! L'altro giorno abbiamo trovato una bottiglia di plastica nel fiume. Non va per niente bene. Dovete prendervi cura dell'acqua. Volevamo farvi capire, in fondo, quanto sia importante per il nostro mondo. Beh, è stato uno scherzo terribile. E non è nostra la bottiglia. Beh, qualcuno l'ha gettata. Ah, ancora con questa storia! Non siamo state noi! Io penso di sì! La mia bottiglia! Grazie per averla trovata! Il vento l'ha portata via l'altro giorno! Comunque, cosa state festeggiando? Cosa stiamo festeggiando? Il giorno dei colori! Ok, ok, scusate, ad essere onesti, abbiamo esagerato, ma infine un gioco è diventato... Fantasy Magic Tears! Wow! Qualcuno potrebbe spiegarmi cosa è successo? Tieni gli occhi aperti. Non vogliamo che accada ancora quello che è successo ieri notte. Oh, non ancora. Cutie, proteggimi. Aiuto! Cosa succede, Connie? Ti ammostro sotto il mio letto. Veramente. E dai, Connie è la solita! Oggi chi c'è di turno? Io sono andata ieri, oggi è il turno di Missy! Ho tante cose da fare domani! Devo dormire! Lori, vai tu! Ok, vado io! Fantastico! È il mio turno, non chiuderò occhio stanotte! La mia solita fortuna! È sempre così! L'unica cosa mostruosa qui è questo cupcake! Forse l'ha lasciato il mostro! Il mostro fa solo parte della tua immaginazione! Dormi! Grazie per la tua compagnia, Lori! Di nulla! Ora dormi! Connie, non
si può continuare così. Devi imparare a dormire da sola. Ma il mostro... Rilassati, devi solo contare le pecore. E fare qualcosa che ti piace molto, come i cupcake. E ridere molto. Farò dei cupcake. Ma se ci sono tanti mostri? Connie, le fantasy sono qui. Loro faranno svanire la paura. Veramente? Come? Con l'elmetto magico. Wow, un elmetto fantasy. Wow. Non è un elmetto come tanti. È un oggetto magico che dà coraggio a chiunque lo indossi. Ehi, Connie, ti sta benissimo. Sembri più coraggiosa. Sì, sembri una vera fantasy. Ma non è vera magia, giusto? No, ma guarda com'è felice. Vediamo se riuscirò a dormire. Altrimenti ci penseranno i cuccioli. Una pecora, due pecore. Devo fare i cupcake. 100 pecore, 1000 pecore. L'elmetto! Non mi prenderete. Cos'è questa confusione? Che disastro! Cosa stai facendo? Con i consigli di Susu e grazie a questo elmetto magico, le ombre sono sparite! Dobbiamo dirti una cosa, Connie. L'elmetto non ha poteri. Hai sconfitto le tue paure da sola. Veramente? Da sola? Ciò significa che sono molto coraggiosa! E quando sei coraggiosa, i mostri immaginari spariscono. Grazie per aver creduto in me. Wow! Mi sta venendo sonno. Sì. Mostri! I mostri! Aiuto! I mostri! Ma i mostri non esistono. L'elmetto magico! Non importa, dallo a me! Hey, come pensi abbiano passato la notte? Ehi, non dovevate aiutarmi? Non correte! Contare pecore, cose del genere! Sei sicura che siamo al sicuro qui? Mi ho detto che i mostri non esistono! Sei così noiosa! Inoltre, il tablet è mio! Beh, ok, va bene. Ma dopo non venirmi a chiedere come ottenere il cuore alato! Ciao, Lena! Che cos'ha Dreamy? Non lo so, sta andando alla montagna Fantasy! Andiamo a cercarla! Ok, andiamo! Un passo di qui, un passo di là, ed il portale Fantasy comparirà! Un bel salto io farò, delle scale salirò e il cuore alato otterrò. No, gira il volante! Gira il volante! Aspetta, potrebbe addormentarsi prima di parcheggiare correttamente. Sì, dimmi Leni. Guardate che carina! Lena ha creato un videogioco con lei come protagonista.
No, sono veramente io! Io! È pazzesco! Possiamo anche sentirla! Come avrò fatto? Non so come, ma sono intrappolata qui! Non riesco a muovermi! Come si gioca? Ehi, i comandi sono qui! Mi muovo! O meglio, tu mi muovi! Oh, sei tu! Sei tu! Devi muovermi tu, non ci sono alternative! Ok, chiaro! Premi il pulsante per saltare! È difficile! Sarà questo? No! Puoi contare su di me! Ehi! Ehi, attenti! Mi rimangono solo due vite! Ah, dilettante! Fermati! Mi sto stancando! I videogiochi non si stancano mai! Salta, salta! Ma non ti stavi stancando? Salta! Voglio giocare! Beh, devi aspettare! Sei tu che non mi hai fatto giocare! È il tuo turno? No, no, gioca tu. Solo Dreamy può aiutarmi ora. Dov'è Dreamy? Qui, che succede? Avete bisogno di me? Dreamy, devi aiutarmi. Sei l'unica che sa giocare meglio di me a questo gioco. Ok, ok. Ho visto tutto della Montagna Fantasy. Ma non dicevi che il tablet era tuo e che l'unica che poteva giocare eri tu? Sì, sì, scusa. Qui tutto appartiene a tutti. Ma aiutatemi, per favore. Va bene. Lascia fare alla numero uno. Oh, yeah! Oh, wow! Incredibile! Fantastico! Forza, Elena! Forza, Dreamy! Forza, Dreamy! Yeah! Yeah! Che succede? Il tablet non funziona, è bloccato! È colpa nostra! Come hai detto che sei finita là dentro? Beh, sono entrata in un portale senza accorgermene mentre stavo dicendo un bel salto io farò. Un bel salto io farò. Delle scale salirò. Delle scale salirò. Come continuava? Ah sì, certo! E il cuore alato otterrò. E il cuore alato otterrò. Sì! Oh! Ehi, non riesco a muovermi. Wow, hai avuto un'ottima idea. Andiamo, Dreamy! Ci siamo quasi! Wow, che emozione! Facciamolo insieme! Prendiamo il cuore alato! Dreamy, sei ancora dentro al videogioco! Grazie, Dreamy! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Ho imparato dalla migliore. Wow! Ehi, guardate! Un videogioco!